Signore e signori, la puntata 141 di Leoni Fuori ha fatto un po' di casino con l'intro come al solito. Siamo qui con il nostro bellissimo Danilo Patella, ma oggi Matteo non c'è, abbiamo un ospite che si chiama Evan Sirtori, che è con noi con Carbo Rugby. Ciao, ma soprattutto, ma soprattutto, ma soprattutto l'angolo destro, signor Marco Riccioni. ciao a tutti. Come Roma, state? hai Come detto stai, l'angolo Marco? destro, hai detto l'angolo destro e l'hai messo all'angolo sinistro, cioè già hai Ma sbagliato. perché non Vabbè, ma se tu la diciamo? guardi in Magari prospettiva sono a destra. io sapevo perché ci mandano io sta roba qua, veramente, sempre, sempre lì. E intanto, Da domani licenziato praticamente. sì, veramente, ti mando una mail molto croccante, Dani, mi raccomando, aprila quando sei in bagno. Tanti onori, tanti oneri, è così. Signori, come state? Ma partirei da quello che mi interessa di più, ovvero Evan, come stai? Va bene, un po' di mal di gola, infatti ho messo il golf a collo alto, ma Vai per il caruccio che sei. resto si vede che il collo è una Va cosa che fa bene. male in questo periodo, vero Danilo? Sì, ma a me la domanda che mi sorge spontanea, Marco, è: ma chi cazzo è Evan? Cioè, chi è sto qua che è Allora, entrato in questo spieghiamo un attimo il podcast? signor Evan. Il signor Evan lavora con noi di Carbo Rugby. Lavoro. E fa gli articoli pazzeschi sul Top 14 e anche su altre cose, quindi è un nostro collaboratore, un buon soldato ed è qui per questo. Ma adesso, siccome da lì non ce ne frega niente, signor Marco Riccioni, come stai? Eccoci qua. Ma bene dai, ho avuto una piccola operazioncina per liberare un problema che si era un po' aggravato, soprattutto dopo il mondiale. Abbiamo provato a tenerlo su, insomma, a farlo passare in un modo, poi però l'operazione, la piccola operazioncina purtroppo l'abbiamo dovuta fare, quindi vedi, al momento sto bello dritto che non mi muovo, non è perché non voglio muovermi, ma perché sto ancora un po' distrutto, però dai, era per fortuna, ho visto uno specialista qui a Londra che ha trovato la soluzione più corta e più giusta, quindi sono felice, anche perché non avrei potuto continuare a andare avanti con quel problema tutta la stagione, quindi. Male, ma bene. Tempi di recupero ufficiali, non ufficiali, secondo te come siamo Ma messi? sai, il problema è che siccome è una questione poi di nervi, perché come tutti i ragazzi del mio ruolo sappiamo bene che robe di ernie, non ernie, sai, io ho perso un po' di forza al braccio destro, che succede, però insomma sui nervi non posso dirti un tempo di recupero. Sicuramente quello che ci siamo messi come obiettivo qui con i ragazzi dei Saracens è per il Senazioni. Di recuperare per Certo. le sanzioni, quello è la cosa che insomma che ci interessa, che mi interessa e ci interessa di più. Quindi un paio di mesetti, se poi magari dovessi essere proprio addirittura d'arrivo, insomma, magari anche mi metto anche nelle condizioni di Gonzalo, che se magari io vengo da 2 mesi di stop, se per lui magari è il caso di vedere altri ragazzi, è giusto che sia così, insomma, altri ragazzi più in forma, è giusto che sia così, insomma. Quindi vediamo, un paio di mesetti comunque. Ti fai Forza, forza, forza Natale Riccio. tranquillo, bloccato, a mangiare panettoni col collo così che te Ma li ragazzi, muovono. lasciatemi perdere, sto mangiando tutto sano, tutto sto cercando, sto uscendo di testa. Ho fatto un fioretto, ho detto guarda, sto buono fino a Natale che dopo 6 anni riesco a tornare a casa. Per la prima Wow. volta dopo 6 anni ho detto sai che c'è, ma faccio il bravo fino a lì, poi 2 o 3 giorni faccio cagare. E poi torno a rimettermi dritto. Ci sta, ci sta. Oh, 6 anni che non torni sono tantissimi, cavolo. Cioè, come la senti Ma tra una questa cosa e un'altra. distanza? Tra una cosa e un'altra. Ma sai, vabbè, quando fai il nostro lavoro, poi è un po' così. Non è che c'hai date o cose già scritte. Diciamo che quando sono venuto qua in Inghilterra. È stato molto più facile perché loro cercano di schematizzare tutto subito e darti già tutto i tuoi giorni liberi e tutto i tuoi day off, no? In modo che sai, puoi prenotare, non prenotare, puoi fare cose.
Però a Natale noi giochiamo sempre. L'anno scorso mi ricordo che ho fatto Natale qua a casa con Fischio, Zilo, Morris. Mi ricordo, quindi per dirti, cioè abbiamo il giorno prima abbiamo giocato contro di loro. Io una settimana a prenderli per il culo, noi imbattuti, andiamo ai London Irish, perdiamo. Cioè, ho fatto il Natale più brutto della mia vita, forse non avete capito. Con Fischio che l'unico regalo che mi ha fatto è stato il cappellino di London Irish, tacci sua. Di quella partita, credo che l'avessimo già citata l'altra volta che avevamo fatto il podcast, che tu eri stato ospite, però resterà mitica la battuta che avete fatto all'arbitro, tu e Fischio. Resterà che a un certo momento l'arbitro dice: dal lato vostro tutto bene, e non so se o tu o Fischio, gli dice: e questo l'avamo, e questo già lo sapevamo. Questo sapevo. Sì. No, è stata una settimana di sfottò, tipo, ma chi porta il brodo? E io, tipo, no, il brodo lo facciamo con London Irish. Quest'altro, io tranquillo, imbattuti, va bene, perdiamo contro London Irish. Beh, Perdiamo contro London Irish. cioè, in un Mamma mia. pranzo di Natale di piloni, Sì. zilocchi, fischietti e te, più Morris, insomma, beh, outsider, cioè, cosa si è Ma mangiato, c'aveva, per sinceramente? dirti, c'era anche Lollo Bello, per dirti, quindi eravamo Ah. proprio alla creme della creme, diciamo stare, Quindi ma moriti un po' out of context, un ragazzi. po'. Ma sai che Morris, cioè, ha sempre avuto questo fatto che quando facciamo le cene degli avanti, c'era, o piloni, c'era sempre, eravamo da cena piloni più Morris, io me lo ricordo. Quindi in qualche modo, secondo me, lui si sente un po' parte di noi, capito? Poi comunque sia, lo vedi che è bello bello grosso pure Morris. Morris non è piccolo, quindi Dai, in tutte le squadre c'è un po' al tre quarti che attacca intorno ai 25 anni dicendo: sì, ma io a 35 giocherò pilone. No, ma adesso in classe giocherò pilone. E abbiamo scoperto che è Morisi, Ma capito? Morris, ragazzi, Morris tra un po' lo vedremo a destra, io ve lo dico, farebbe ridere, Beh, tutti i eh? Natali Guarda, con voi, secondo me, apremi è vabbè. facile. Sì. Beh, allora, hai parlato del Senazzone, Marco, c'è una domandina subito croccante di Lino che dice: alla peggio, se tu non potessi partecipare a Senazzone, chi potrebbe esordire dietro titolari? In che senso dietro i titolari? Cioè, dietro di te, se che non te, chi è che sono quelli che potrebbero prendere il tuo ruolo? Ma sai, beh, c'è Simo, ma anche Simo, cioè io, Simo, Ferrari andiamo così con gli infortuni. Quindi sono sentiti spesso queste settimane, sono state due risate. Però insomma, ci sono ragazzi, c'è Zilo, finalmente torna Zilo. Io non vedo l'ora di rivederlo. Perché a me, non lo so, io quando vedo Zilo giocare proprio godo, godo perché tira Come un degli sgabelli incredibili. Io sto lì in tribuna, oh là, che bello! Però Zilo lo vedo bene, finalmente se la merita pure lui un po' di continuità e fortuna. Poi ci sono i ragazzini, mi spiace per Ion che so che si è infortunato, Madonna, poi ci sono i siete tutti ragazzini, infortunati a destra, sono è tutti una. rotti, è incredibile, è una maledizione allucinante. No, vabbè, poi c'è, so che è stato coinvolto nel gruppo anche Mohamed Asa, insomma c'è in cui si ha Noce, Nocera, ci sono ragazzi di destra secondo me che possono avere la propria possibilità. Poi ti ripeto, dipende tutto come arrivi per queste nazioni, no? Perché sì, sai, dipende da pilone, comunque sia, vai a giocare contro. Io mi ricordo le prime nazioni che ho fatto, non è stato proprio facilissimo, perché comunque sia, vai a un livello che è molto più alto di quello che giochi al club. Vuoi non vuoi è così, cioè vale per me che gioco all'estero, vale per i ragazzi che giocano in Italia o in URC, cioè, o in Francia, è così. Tu prendi il meglio dai meglio campionati, quindi per forza di cose il livello si alza. Sì, ma Vedremo, adesso vedremo. tra i nomi che ha fatto Riccio, poi tra l'altro c'è anche ancora tra quelli sani, c'è anche ancora tra i nomi che non ha fatto c'è Ceccarelli ancora che dovrebbe Sì, essere Pego, vabbè, probabilmente. ma io Pego non l'ho fatto, ma perché Pego io lo do per scontato. Sì, no, difatti, Sì, probabilmente tu hai chiesto un dietro po' i a te. nuovi e io ti ho detto, guarda, di nuovi che mancano da un po', penso Zilo, Mohamed, insomma, questi due, però.
Io c'è un nome che ci hanno fatto sulle domande di Instagram, perché chiaramente ho messo anche domande da fare a te. Una persona ci ha chiesto cosa ne pensi di Marcos Gallorini. Marcos, io ho fatto un Under 20 che penso che da tanto non si vedeva un ragazzo che faceva un Under 20 del genere. Dirò, guardandolo, ha fatto forse un percorso Under 20 anche migliore del mio. Quindi... sai, io mi rendo conto che adesso a Treviso, se non sbaglio, vero? Sì, fa Mogliano, gioca Mogliano ed è permit per Treviso. Ma io penso che debba come posso dirti, deve fare esperienza. Io per dirti, 2 anni che ho fatto a Calvisano, appena sono uscito, vabbè, che io ho fatto, insomma, c'ho avuto la fortuna di stare comunque sia sotto, di vedere comunque sia come si allenavano e come giocavano, non so, gente come Salvo, Costanzo, insomma, tutti questi qua, questi storici quindi un po' di esperienza me l'hanno passata loro, però l'esperienza che ti fai in eccellenza, l'ex eccellenza, cioè, che se la chiamo eccellenza qua mi puntano, mi sparano, mi... Serie A Serie A Elite, eccoci qua. Serie A Elite, la sicurezza di stare a 2000 chilometri di che è tempo di fuggire nel caso. No, dicevo che secondo me fare quel tipo di percorso è importantissimo, anche se a volte, sai, anche a me sembrava all'inizio, quando giocavo in Under 20 e poi tornavo a giocare a Calvisano, quindi giochi non le sentiamo più. Eccolo. Mi sentite? Ah, okay. Adesso sì. Quando tornavo poi al club, capito, passavi dall'internazionale al club, non era facile. Dici, cavolo, fino a mo' ho giocato a livelli internazionali, tutto più veloce, torno a giocare magari a un livello che è più fisico, però è più lento. Quindi non è facile, però quello ti dà secondo me ti dà l'esperienza di cui hai bisogno, no? Sotto un certo punto di vista. Questo è quello che penso io, almeno. Ti faccio l'ultima domanda, poi lascio le domande a Danilo ed Evan, perché hai parlato del tuo esordio in Sei Nazioni e io mi chiedo questa cosa qua, cioè quando tu sei a Sei Nazioni, sei al tuo esordio, entri e devi fare la tua prima mischia, davanti a un pilone che l'ha da 60 minuti, bello onto, sporco, veterano, 35enne, che ne ha fatte tante di mischia prima di te, cioè come ti guarda nel tipo, tu sei appena arrivato lì, sei tutto bello fresco, pulitino, con la maglia azzurra, cioè che sguardo è quello del tipo adesso... Ma io penso Perché che va che mi sono matto. quell'altro poveraccio che sta dentro 60 minuti è talmente tanto disperato di stare dentro 60 minuti che manco ti guarda. No, vabbè, tu sicuramente sei emozionato, c'è cioè l'emozione di tutto, un po' il momento comunque sia, devi imparare a gestirlo, però io onestamente sono entrato, mi ero preparata molto prima, io c'ho un allenatore che mi segue tanto su queste cose, che è Fabio Andreassi, che è l'allenatore dell'Aquila, che è quello che mi ha messo a giocare pilone, no? Quello che mi ha messo a destra, perché tu oggi fai il destro, e io da lì ho sempre continuato a lavorare con lui, per una serie di motivi, sia tecnici ma sia mentali. E una delle cose che mi diceva era: tu vai e gioca e tante cose le sai fare, non farti prendere da fatto, sì, cioè goditela, però non farti sovrastare da tutto il resto. Alla fine è una partita di rugby, no? Quindi vai e fai quello che sai fare. Poi se l'altro è più bravo, se l'altro c'ha più malizia, bene, impariamo la prima partita. Quindi io sono centrato un po', non per dirti la cazzo di cane, però sei entrato tipo proprio tranquillo, ho detto vabbè, io faccio il mio, poi vediamo a fine partita come va, che secondo me è come dovrebbe essere affrontato un po' tutto quando c'è delle questioni importanti. Ci sta. Ragazzi, la passo a voi. Vado io? Vai Danilo, vai. Vai, facciamo il giro così, dai. No, Riccio, allora, niente, io ritornando un attimo sul discorso dell'infortunio che hai in questo momento, ti volevo chiedere, hai avuto tanti infortuni negli ultimi anni, cose che si sono ripetute, da dopo Treviso, c'è mai stato un momento in cui tu ti sei sentito veramente al 100%, cioè con tutto a posto, niente che ti fa male, libero in campo?
e magari questo stop che non è legato al ginocchio e ad altri infortuni precedenti che avevi avuto, magari ti potrebbe aiutare anche a fare un recupero finalmente non forzato anche di tutti gli altri acciacchi che in qualche maniera ti stai portando dietro? Sai, allora, per quanto riguarda, sì, li vedo in due cose diverse. Cioè, gli infortuni che ho avuto li vedo in due, li divido in due, no? Quelli che succedono, tipo il ginocchio, quella non è una cosa che decidi. E poi ci sono, questa è una cosa che sto vedendo ultimamente, che è per esempio il collo di adesso, no? Ti faccio due esempi più grossi. Per dirti, tanto ti rispondo alla prima domanda, quando ti sei sentito al 100%? Sì, prima del ginocchio, per dirti, quando ero arrivato qua, comunque sì, aria nuova, mi sentivo bene, fresco, mi allenavo bene, e poi ti dico già subito dopo il senazioni che sono tornato qui ai Saracens, c'è avuto un momento per parlare anche con Callum Clark, che era il nostro psicologo dello sport, no? Da lì capire un attimo da dove venivano queste mie paure di farmi male, queste mie paure di essere un po' col freno a mano tirato, e abbiamo lavorato un po' mentalmente su questa cosa per lasciarmi andare. Quindi diciamo che queste due frazioni post Treviso sono le palle, ma dico anche fino a poco fa, prima di farmi male al collo, insomma, è durato tutto questo un annetto e qualcosa. Quindi Quello sicuramente sono stati momenti buoni. E per quanto riguarda gli infortuni, sai, l'infortunio del ginocchio è una cosa che non ti aspetti, no? Può succedere, però dici, vabbè, non succederà mai a me. Poi ti succede e lì dici, all'inizio dici, vabbè, dai, è successo, ma prendi con sportività. Poi quando effettivamente ti rendi conto quanta strada devi fare, lì inizia a essere un po' più dura, a livello di crescita. Sicuramente fai tanto tu, quindi come reagisci tu, ma fai tanto anche l'ambiente che è intorno, eh? Perché io, se non avessi avuto i ragazzi intorno qui che mi hanno comunque dato una mano, mi coinvolgevano in tutto, mi stavano dietro, non so come l'avrei presa mentalmente, ti parlo, eh? Perché sai, sei appena arrivato, hai giocato 6 partite, hai fatto comunque sia già una bella figura, comunque sia io ero arrivato qui che c'era Vincent Koch a destra, quindi sapevo benissimo di fare il secondo a Vincent, però capito, per me era una roba incredibile poter giocarmi il posto o campione del mondo sudafricano, cioè non stiamo a parlare di... Sì, quindi sì, il fatto di dover rimanere fuori mi ha completamente un po' stunnato, mi ha un po' lasciato sotto shock. Invece sull'altro, per esempio il collo adesso, sai, quelli sono acciacchi che ti porti avanti, no? E io sono sempre stato molto onesto con il club, anche con la nazionale, quando sono con la nazionale, ho detto, raga, io resisto finché resisto, ma quando sarà il momento che non ce la faccio più, ve lo dico. E quella, secondo me, è il momento un po' di maturità. Nel senso che io sono tornato qua dopo il mondiale, che già dopo il mondiale avevo già dei problemi seri. Allora l'abbiamo preso appena tornato qui ai Saracens, l'abbiamo gestito, nonostante ero comunque sì ok per giocare, l'abbiamo gestito fino a che potevamo. Poi ho preso un colpo in allenamento abbastanza duro, e da lì ci siamo guardati e abbiamo detto, ragazzi, abbiamo questo problema, perché non ne posso più, non posso più andare avanti. Però bello che i Saracens comunque siano molto collaborativi da questo punto di vista, perché magari... No, loro, sai, loro... Sì, scusami, finisci. No, uno potrebbe pensare che arriva lo straniero da fuori, lo vogliono spremere come un limone e poi che si arrangi la nazionale. Invece ho sempre... L'hanno fatto l'anno scorso, mortacci loro. Sì, io si scherzavo tantissimo. Lui,
Giocare la partita un po' meno, no, abbiamo scherzato su sta roba. Sì, no, Ma però quello, Marco, quello è un po' il downside, l'aspetto negativo di giocare all'estero, nel senso che giocare all'estero, sì. secondo me, è una figata e tu magari ci dirai da parte tua, l'aspetto negativo è che ovviamente le union hanno le loro priorità, i club hanno le loro priorità e quindi insomma, era successo anche a Paolo Verbisi, era successo un po' dopo a tutti, no? Sì. No, ma sai, poi noi, guarda, ti dico, a livello di destri, l'anno scorso ci abbiamo avuto un infortunio dopo l'altro. Mi ricordo che c'era a novembre, quando poi non ero andato, ero tornato a giocare, ma non ero andato con la nazionale, quindi per rimettermi un attimo a posto, per prendere un po' di confidenza dopo un anno fermo. Mi ricordo che dopo la finestra di novembre, dovevo avere tipo una settimana libera, e continuavano a rimandarmela perché ogni settimana si faceva male un destro. Ogni settimana così, quindi poi è bella la sfortuna, pure non è che mi ha dato una mano, però. Evan, Io ho una domanda, tornerei su Sei Nazioni il prossimo. Secondo te, dato che abbiamo approcciato il tema, quali potrebbero essere i giovani che possono emergere, eccetera, eccetera, e giustamente tu hai detto quando si arriva alle partite internazionali comunque è un altro livello perché lì hai il meglio del meglio del meglio che scende in campo. Ma magari il prossimo Sei Nazioni, col fatto che diverse squadre comunque hanno chiuso il loro ciclo al mondiale, mentre noi possiamo dire che, almeno dal punto di vista dell'età di tutto il gruppo azzurro, siamo non dico proprio all'inizio, ma nel pieno di un ciclo. Forse non è questo magari un Sei Nazioni particolare dove non ti trovi veramente come diceva Marco, tu che esordisci contro il pilone 35enne con 150 presenze con la maglia dell'Irlanda. E magari ti dura 10 minuti, ma in quei 10 minuti ti chiedi perché ho scelto il rugby e non ho dato retta a mia zia che voleva che giocassi a tennis. Sì. Minchia, mi hai fatto una domanda di 15 minuti, Sì, io cazzo. infatti non ci ho capito un cazzo, onestamente. No? No, Oh, è riuscito a battere le mie, è riuscito a battere i guardate, siete miei. delle Domanda mamme finale, domanda finale è serissime. passons les grappa, ti piacciono Allora, o quindi, no? No, ho prossimo Sei capito, ho Nazioni, col capito. fatto che tutti i No, vecchi non iniziare, no! No, guarda, ti dico, vabbè, in generale, come lo vedo il prossimo Sei Nazioni? Questo è un po' la domanda. Scegli tu allora, va bene così, mi accontento così. Oh, No, no, non è bella così. acquisto sto Evan, ma dove l'avete tirato fuori? No, Evan, scherzo. Non sono professionista, sono preso dalla strada, ok? Lui era uno là per terra, gli hanno detto, dai, vieni su. Non sono podcaster professionisti, vendevo mandarini sotto casa di Marco e così. No, Prossimo Sei Nazioni, sai, come lo vedi? allora, penso che, vabbè, innanzitutto abbiamo un nuovo allenatore, quindi bisogna vedere anche lui le idee che ha. Io ho parlato con i ragazzi che sono stati già lì nel raduno, insomma, c'è già una pianificazione fatta molto bene, abbiamo fatto le richieste noi come giocatori che sono state esaudite. A livello di allenamenti, a livello di determinate cose che magari erano un po' off balance durante insomma l'era degli allenatori Precedenti, sì. precedenti. E quindi insomma ci stiamo comunque dando una quadra, però mi sembra che comunque se lui sia un allenatore molto 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 bilanciato. Poi non lo conosco di persona, ma l'unica modo per cui siamo sentiti mi ha fatto in bocca al lupo per l'operazione, tutto qua, quindi non ci ho parlato tanto a parte questa cosa. Però quello che sento dai ragazzi, insomma, è che è una persona molto aperta, che è molto aperta al dialogo, che comunque sia un po' l'immagine dell'allenatore moderno, no? Quello che comunque sia è molto squadra, molto aperto, molto. È anche penso quello che ci serva a noi come gruppo, perché siamo un gruppo giovane e noi non ci serve qualcuno che ci metta sotto e che detti regole a destra e a sinistra, questo sì, questo no, insomma, ci serve un gruppo giovane, quindi secondo me serve qualcuno che ci capisca, che insomma ci aiuti a crescere, ma nel giusto modo, non
non nella maniera che una persona pensi sia giusta. Quindi, però ecco, io so delle buone vibes. Per quanto riguarda i ragazzi, che forse era quello che forse volevi chiedermi, cosa penso magari dei ragazzi giovani magari di fare esordire o di farli fare esperienza, dici, durante magari queste esenazioni che sono un No, po'. adesso battute a parte, era per dire che metti magari che gli altri sei nazioni, quelli non attaccati ai mondiali, comunque tutte le squadre hanno quell'obiettivo, diciamo, di medio termine, col fatto che invece i cicli si concludono al mondiale e cioè, chi meglio di te può saperlo, con Farrell che ha detto: mi prendo del tempo per i Saracen se non vado a giocare con l'Inghilterra. Come il suo caso, invece, ci sono tanti giocatori che sono arrivati al mondiale e adesso dicono: ci prendiamo un periodo sabbatico, un periodo di riposo, eccetera. Quindi, in quel senso. Sì, ma sai che io sotto certi punti di vista questa cosa la vedo anche normale. A parte il caso Farrell, che secondo me è abbastanza disgustoso tutto, non solo perché è un mio compagno di squadra, guarda, fosse successo a qualsiasi altra persona, ti direi le stesse cose. Anzi, il fatto di conoscerlo anche personalmente, so che persona è, capito? Beh, ci sta, E chiaro. vedere tutta, passatemi il termine, la merda che gli hanno buttato addosso questi anni. È un po' brutto, sai. Un conto è che te lo fa la stampa estera, un conto è che poi magari queste cose iniziano ad arrivare da casa tua, no? Da Certo. quelli che tu rappresenti. Quindi è un po'. Però anche il fatto, vedi pure di Antonio che ha detto basta, prendo un attimo. Il fatto, ragazzi, è che si gioca tanto, eh? Si gioca tanto, si gioca sempre a livello molto alto, sempre più alto. Vediamo insomma le semifinali e le finali di anche i quarti, vogliamo, di World Rugby, ed è un ritmo che comunque sia, dopo Pesa. un po' ti logora, ti pesa. Quindi Certo. ci sta che qualcuno, ecco, Marzio, No, questo secondo Marzio non c'è. me Marzio non ce l'hai, no. commenta Secondo me no. buonasera, io vi capisco, Riccio, non è il Anche se vero Marzio magari un Nocelli. giorno, metti che un giorno arriva quello vero e noi no, non gli crediamo. Non gli crederà nessuno, rivela Esatto. notizia, rotella, cose, ma sì, ma va a cagare. Chiunque tu sia, Marzio Innocenti, che è questo account, cioè sei un mito, io mi capisco. No, Riccio entra in ogni live e ci fa divertire. Muoio, poi ho detto Dio, sto facendo qualcosa di. No, no, vabbè, però nel senso, il fatto è che si gioca tanto e c'è effettivamente poco tempo. Cioè, se penso per esempio a quest'estate, magari il planning che c'è, e dobbiamo andare a fare test match di qua, di là, di su, cioè io finiamo il campionato e boom, sei direttamente sul livello internazionale. Certo. Cioè, capisci che arrivi a un certo punto e dici, sai che c'è? Magari in sei nazioni non me lo salto perché è un torneo prestigioso, però io magari una tournée estiva non me la faccio perché c'ho bisogno. Soprattutto, sai cosa? Soprattutto lo vedo tanto con chi ha magari figli o famiglia a casa, no? Ed è chiaro. Cioè, magari noi che siamo ragazzi giovani, che sì, abbiamo una fidanzata, però non abbiamo così tante responsabilità, ci sta a poter pensare di fare qualcosa, però insomma chi ha responsabilità come figli e cose così, mi rendo conto che non sia facile stare così tanto lontano. Posso chiedere su Farrell, perché hai nominato Owen Farrell e si sta parlando tanto in Inghilterra e hai detto che lo trovi abbastanza disgustoso quello che gli sta succedendo o che gli è successo. Hai detto io che lo conosco e ti volevo chiedere che tipo di compagno di squadra è Farrell e poi dirti anche che secondo me, e non so se tu condividi, ogni tanto sono cose che succedono a personaggi molto, come dire, con un carattere importante e succedono quasi più internamente che esternamente. Mi viene in mente in Italia quanto sono stati criticati personaggi come Federica Pellegrini che ha vinto l'impossibile, Sì, Marco, come Marcel Jacobs o perfino Sergio Parisse alla fine. Sempre qualcuno a cui non gli va giù e secondo me è proprio quel tipo di personaggio che è divisivo, perché la gente dice questo è differente. Sai, guarda, dicevo, vedevo una cosa, ho visto un'intervista che ha fatto anche Jamie con
con Hamilton, no? Che diceva: noi vediamo, non abbiamo visto arrivare questa cosa perché è fase bulletproof, no? Non può essere toccato, cioè questa corazza. Però sai, io sfiderei chiunque, cioè non è neanche una questione, se non vuoi metterla sotto il punto di vista del mental health, di qualsiasi cosa tu voglia, è anche una questione io gioco per la nazionale che amo, che è la mia nazione, e vengo fischiato dai miei tifosi. Allora, che cazzo ci gioco a fare? Se mi segui anche a un certo punto, inizia a essere pure... No, se dire, cioè io mi sto sbattendo e quello che mi torna è questo. Guarda, non so se avete visto per esempio su Netflix il documentario di Beckham, no? È un po' la stessa cosa, amatissimo, poi prende un errore che è un rosso perché non era neanche rosso, parliamoci chiaro, perché questo poi è un altro discorso che si apre su gente che prende botte in testa, finge, vabbè, lasciamo stare, questo poi no, magari lo tocchiamo, però non... Cioè, mi segui qual è il punto? Non, Sì, no, l'ho ascoltato. come compagno di squadra, cosa devo dire? Cioè, Faz è una persona che puoi chiedergli qualsiasi cosa. Io mi sono trovato dopo gli allenamenti di fermarmi e chiedergli di linee di corsa, di come vuole che io corra, di come vuole questo o quest'altro. Ed è, penso, una delle persone più disponibili sotto questo punto di vista del mondo. Fuori dal campo, l'ho conosciuto anche fuori dal campo, una persona strasolare. Quando andiamo a cena, a pranzo fuori con i ragazzi, e lui c'è, una persona strasimpatica, un ragazzo veramente d'oro. Quindi, e non c'ho, guarda, credimi, non c'ho bisogno di dirti così perché è il mio compagno di squadra, ma perché non... Cioè, vedo effettivamente tutto quello che gli succede e come lo, tra virgolette, trattano, non è E giusto. Cioè, come la vive lui? ma io penso che, sai cosa? Vabbè, io poi sono entrato quindi quando poi è successa questa cosa ero già fuori, quindi al campo non ci sto più andando, cioè ci vado solo per magari medicazioni, robe, quindi devo ancora tornare. Però da quello che mi dicono i ragazzi, insomma, continuo a giocare, è più roba di dire, sai che c'è, mi prendo una pausa, sto con la mia famiglia, preferisco un attimo staccare da sta roba che sta diventando troppo, no? Quindi ci sta anche, secondo me... È la modalità giusta a dire sta roba sta diventando troppo grossa. Basta. Stacchiamo un attimo la spina, poi magari quando si calmano le acque rientriamo. Quindi, poi conoscendolo, lui è un professionista della Madonna, raga. Quindi lo tocca questa cosa, sì, ma fino a un certo punto, poi alla fine, insomma, non è uno che sta lì e si piange troppo addosso. Tutto qua. Questo, se posso aggiungere una cosa, mi fa venire in mente quando ho fatto un'intervista ad Ange Capuozzo e anche un'altra intervista a un tuo compagno nazionale che uscirà su Carbo Rugby a breve, e che mi dicevano, entrambi hanno giocato in Francia, che lì la questione è proprio questa, ossia che nel momento in cui vinci, per le strade la gente ti ferma, pacche sulle spalle, sei un Sì. grande. Quando perdi, nel migliore dei casi, c'è cioè quello che ti dice non vi siete impegnati, nel peggiore mi hanno raccontato anche cose non gradevolissime, diciamo. Adesso stanno criticando Dupont, cioè stanno criticando Dupont che non so che si è messo in croce per provare a fare tutto il possibile con la Francia, cioè si è fatto Allora, ricostruire la mandibola in una settimana e lo stanno criticando, ma c'è la gente veramente fuori a volte. vabbè, ragazzi, ma lo sai cosa che ti ripeto, guarda, io sono per esempio uno che sulle critiche, su queste robe, io ripassatemi il quarto termine della serata, io me ne sbatto proprio i coglioni, nel senso che so quello che faccio, so l'impegno che ci metto, i sacrifici che ci faccio sopra, so quanto mi alleno, so quanto veramente ci metto impegno, quindi a me sentire una persona dall'esterno che prova a dirmi A, B o C. Mi fa né caldo né freddo, Però onestamente, però. Marco, però un conto è criticare la prestazione, perché voi siete professionisti, ci sono i giornalisti, gli youtuber, anch'io vi faccio le pagelle, ogni tanto ti do un Sì. buon voto, ogni tanto te lo do Ma te brutto, ne ho più il eccetera. cazzo, te lo dico, eh. Ma non avevi detto che te ne sbattevi i coglioni? Te lo dico. No, un conto è Scherzo, scherzo. criticare la persona, cioè un Sì, conto è sì, 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 criticare sì. la persona, quello è da fuori di testa, è da No, vabbè, malati. però è un ambiente, guarda,
Penso che avete tutti avuto modo di vedere il mondiale in Francia. Guarda che lì comunque sia il tifo è molto calcistico, eh. Non Sì, quello è, che non è, non è, dicevano. non è, non è, cioè noi parliamo tanto di sportività e rugby, ma in Francia, insomma, è proprio, l'hai sentita quasi calcisticamente la cosa, quindi è un altro mondo di vedere le cose. Poi puoi essere più toccato o meno toccato da questa cosa. Chiaro che se mi arriva uno che mi dice, oh, bella partita di M ieri sera, ti dico, c'è ragione, faccio una risata e ti dico, è vero. Se uno mi arriva e mi insulta la mia famiglia o una roba, abbiamo una testata, è chiaro. Però, insomma, dipende tutto da come prendi le cose. Poi ti Io ripeto, ragazzi, noi stiamo qua a parlare, però alla fine io quello che tipo provo tanto a dire alle persone quando fanno di queste domande è che alla fine dei conti è un gioco, come il calcio, come tutte le altre cose, no? Quindi a me di vedere uno che mi viene a insultare perché ho giocato male nella partita, cioè a me per questo tipo a me faccio una risata, mi viene da ridere, perché è un gioco alla fine, capito? È una partita, cioè settimana prossima rigiochiamo, mi segui? Certo. Sì. Quindi io la prendo molto così, non riesco a essere troppo toccato da sta cosa. Però vabbè, ognuno poi c'è il suo modo. Infatti, io volevo farti questa domanda qua, perché hai parlato di due persone comunque, tra lo psicologo della squadra di Saracens e quello che dicevi prima, quello dell'Aquila, comunque hai persone intorno che nel passato, adesso comunque ti seguono, ti danno una mano dal punto di vista mentale. Cioè, quanto è importante secondo te questa cosa qua per un giocatore professionista, soprattutto a tuo livello? Ma intanto sfatiamo il mito degli psicologi. Ora, io faccio seguire anche da una terza persona che è una psicologa al di fuori del rugby, quindi penso che un po' quello che dovrebbero fare un po' tutti, secondo me, visto gli ultimi tempi. Però è fondamentale, secondo me, fondamentale, perché io vedo molti ragazzi anche che giocano, tipo anche qui, ma anche a nazionale, che magari si mangiano un po' dentro per determinate cose, per l'ansia prepartita, per questo. Ci sta a essere tesi, però ci sta a viversela anche bene, no? Io su questa filosofia, non puoi entrare a un livello internazionale e non godertelo. Chiaramente poi con tutto quello che ne consegue, però io non riesco a pensarmi. Cioè, se non dovessi più divertirmi, io molto probabilmente smetterei di giocare, capito? Quindi non riesco a vivermela, a mangiarmi l'anima per una partita o per un appuntamento. Quindi sì, io per esempio ho il psicologo della squadra che è stato fondamentale, l'altro ragazzo che comunque sia una persona che ti conosce da tanto tempo, quindi ti conosce e sa come colpirti, sa dove farti arrivare il messaggio. Circondarti di persone, non è tanto un entourage, è solo circondarti delle persone giuste, secondo me, alla fine della fiera. Circondarti delle persone giuste che ti conoscono, che sanno come sei o che hanno studiato e quindi sanno come farti reagire, è fondamentale, fondamentale. Questo è parecchio importante quello che dici, perché magari è una cosa che tante volte è valutata, ma neanche considerata, però ne vediamo che insomma. Sì, guarda, io lo dico proprio a tutti, ma lo dico anche ai ragazzi di squadra, dico, ma proprio per una tua proprio personale, come si dice, benessere, un tuo personale benessere. Cioè, non lo prendere neanche come una cosa solo per lo sport, prendilo come una cosa pure in generale per la vita, no? Il fatto di stare bene mentalmente ti consente di stare bene in generale, secondo me. Ti faccio una domanda credo dal pubblico, perché prendi sempre Sì. un po' di Saracens, quindi c'è Simone che ti chiede chi è il tuo compagno di squadra preferito? Oddio, preferito uno, no, non te lo posso dire, ce ne sono tanti. No, Non è che si offende, non è che li ascoltano l'uni fuori la sera. guarda, ti dico, io ero tanto. Ti potrei stupire. No, sai, 1-1-1 non te lo posso dire, ma no, perché sono tanti. Ero molto vicino a Duncan Taylor, ero tanto amico di Duncan Taylor, cioè sono tuttora amico di Duncan Taylor, poi ha smesso l'anno scorso. Posso dirti, non so, uno a cui sono veramente, boh, posso dirti Billy, ma come posso dirti Jamie, come posso dirti Nicky Sigue, per esempio.
insomma, tutti questi ragazzi qua, però uno non te lo posso scegliere, no? Poi Oh, a me viene in mente che un po' di tempo fa, credo che tu fossi da Phil, forse, raccontavi di come fosse chiara la divisione tra titolari e possibili riserve nei Saracens, e avevi anticipato l'ascesa di Theo Dunn. Cioè, tu avevi detto: pensa, c'è sto ragazzo che adesso inizia a essere chiamato con l'Inghilterra, bam, mondiale, ha fatto il titolare nella finalina per il terzo quarto posto. Insomma, cioè, un po' di gente giovane spettacolare ce l'avete, anche Gonzalez Sanso che adesso è arrivato. Sì, no, ma ragazzi, non sai cose che questi ragazzi li vedi, cioè li vedi subito, no? Quando c'è che hanno qualcosa di diverso. Per dirti, un altro nome che ti posso fare se mette la Occhio, testa a eh. posto, Occhio, eh. perché un po' deve solo mettere la testa a posto, poi il resto ce l'ha tutto. È Toby Knight, che è veramente, veramente, era il capitano dell'Inghilterra, se non sbaglio. Veramente tanto forte, solo che, ecco, per esempio Tio era forte e ha la testa al posto giusto, magari ci sono ragazzi che sono fortissimi però non hanno testa ancora dove dovrebbe essere, e quindi ci mettono un po' di più, ci mettono sicuramente un po' di più. Però sì, ragazzi, Presto Gonzalez, se mi ricordo, è arrivato, fa un primo blocco, fa, tu lo alzi da solo, io l'ho guardato, ho detto, oh, cioè, come alzare, boh, Ange in touche praticamente. Lui salta e tu gli dai giusto un colpetto per farlo andare un po' più Vabbè, su. ma voi quest'anno in touche siete ingiocabili, cioè tra Gonzalez, Theo McFarland e Maro siete ingiocabili, non si No, può giocare in touche contro i Saracens quest'anno. avevamo fatto una partita, non mi ricordo che partita era, se era contro gli Harlequins, sì, contro gli Harlequins lì. Che abbiamo fatto un sistema di difesa, ti giuro che c'erano i ragazzi che si allenavano contro di noi, i ragazzi, insomma, quelli che non giocavano il weekend, che però che non sappiamo più che cazzo fare perché non riusciamo a prendere una palla. È impossibile quest'anno E contro i infatti siamo andati Saracens. contro la partita che c'era un piano che per me era perfetto, no? Perché c'era Juan che tanto saltava da solo, io il mio lavoro era proprio accompagnarlo. E Maro dietro e c'avevamo, se non sbaglio, Nicky Sipe dietro ancora, che comunque sì, è un altro che... Un'altra Non dei hanno visto la palla, effettivamente. Però sì, dobbiamo solo mettere a posto un po' qui quest'anno, e siamo una bella squadra. Ma faccio un paio di domande al pubblico così andiamo a vedere queste cose Sì. qua. Intanto ci chiedono i Toge che tipo è, perché sembra una persona enigmatica, dice Andreas. No, Maro è strana, una persona strana, come si dice, solare. Sempre pronto a scambiare parole, sempre prima a chiederti come stai, come va, che dici. È una persona stra tranquilla. Okay, che poi chiaramente il personaggio, sia chiaro, il personaggio è molto diverso dalla persona, eh? Tanto diverso dalla persona. Magari può sembrare un po' enigmatico, ma è uno che si dà tanto da fare, soprattutto anche nel sociale. Ha aperto delle scuole, se non sbaglio, con la Pearl Foundation. Sta facendo tante cose belle. Io stasera dovevo andare a una sua mostra di arte africana. Lui si impegna tanto su queste cose, insomma, delle sue origini. È uno tanto attento. Oh, E e lo quindi me possiamo dire che hai rinunciato alla mostra di Mauro Itoge per Leoni Fuori. Oh, venire Leone Podcast. Incredibile, ragazzi. basta, possiamo chiudere il podcast, dai. Per farti fare una domanda da 20 minuti e poi dirmi non ci ho capito un cazzo, capito? Baci Io sparsi a Mauro Itoge. Fermi. Guarda, posso dirti, sono sotto medicinali, quindi potrebbe essere, diamo la colpa ai medicinali. Diciamo così. Magari con i medicinali, con gli effetti dei medicinali, la mostra di arte africana te la godevi ancora di più, cioè ti vedevi delle immagini che Delle iniziavano cose a strane. Mi sarebbe Allora, stato incredibile. c'è Angela che ci chiede, che ha nominato prima Netflix, parla appunto del documentario su Netflix che adesso uscirà su Nazioni, quindi ufficiale uscirà, si chiamerà, penso, Total Impact o una cosa del genere. Full contact, mi sa, sì. Sì. Eccolo lì. Ci chiede appunto se ci sarai anche tu, buon recupero, e come ti è sembrata questa esperienza, anche appunto di avere
insomma Netflix a Motocamp e tutto, che ti seguiva, cioè come l'avete vista questa cosa voi ragazzi? Allora, intanto grazie per il buon recupero. Per quanto riguarda Netflix, guarda, sono stati ragazzi, io so che in altre nazionali non li hanno fatti entrare molto. Con noi penso abbiamo mangiato, vissuto, dormito, bevuto, tutto, cioè, quindi cioè, penso che la maggior parte del materiale che hanno è su di noi. No, ma devo dirti, a parte l'unica cosa pesante che verso la fine comunque se gliel'abbiamo detta è che magari tipo cenavi o facevi cose ed era intervista. Poi io sono arrivato dopo su sta roba. Io ho fatto, non ho fatto moltissimo, sono ragazzi che hanno tipo Fischio, ho fatto tanto, sono dei ragazzi che hanno fatto qualcosa di più, io e Fischio per esempio abbiamo fatto un pezzo insieme, va bene, non vi posso spoilerare nulla, però ci sono degli spezzoni dove sì, ci siamo un po' tutti comunque, chi più chi meno, ci sono un po' tutti, però è stata una cosa figa perché capisci anche magari... Loro per esempio erano i produttori, quelli che hanno fatto quelli del Netflix della Formula 1. Ok. Quindi noi tipo magari a camera off, magari durante cena, che loro pure si rilassavano un attimo, stavamo lì, parlavamo, è stato fighissimo perché capisci pure come lavorano con gli altri, come effettivamente sono, lavorare tipo in delle cose diverse, tipo scuderie o in altri ambiti. Per esempio c'era quello dei microfoni che aveva fatto la serie su Fedez e la Ferragni. E quindi tu devi capire tutte queste cose diverse, avevi tutte esperienze diverse, però è stato figo, secondo me è stato figo anche il fatto di far capire, perché sai, noi comunque siamo sempre stati abbastanza chiusi, no? Mentre sì, magari sai, il modello inglese, il modello gallese, noi siamo stati molto più chiusi nel nostro, secondo me magari esce pure un po' fuori quello che siamo noi come squadra o come sì, come organizzazione. Mm-hmm. Un'altra domanda rapida che ti faccio, arriva da Lino, e Lino ci chiede come vedi Treviso quest'anno, li segui, per te dove possono arrivare, e magari l'anno prossimo te li trovi in Champions. Ma magari mi ritrovo in Champions, inizio a tirare gli schiaffi a destra e a sinistra, il primo che li prende è Zanon. Gli schiaffi. Piano! No, li vedo bene, dai. Siamo un anno secondo me un po' sfigato, risultati corti, un po' poi... Sai, io vengo da una realtà tanto che... Cioè, io per esempio la realtà che c'era quando ero a Treviso è stata stravolta, no? Come è giusto che sia, da quando è arrivato Marco, perché Marco e Kiran erano due allenatori completamente diversi, e quindi non saprei dirti dal dentro come, che ambiente c'è, com'è, insomma, non saprei dirti, però io vedo che chiaramente quando c'è un cambiamento si fa sempre un po' di fatica, no? E quindi i frutti arrivano un po' più avanti. E penso che la scelta che li abbia pagati meno forse l'anno scorso sia stato di cambiare sempre formazione in continuazione. Penso che non è una cosa, per esempio una cosa che mi chiese anche, per dirti, l'allenatore dei Saracens, no? No, stanno facendo bene, non capisco perché continuano a cambiare formazione. Ma non ti so rispondere, se non ti risponderei, però insomma, perché vabbè, qua comunque in Inghilterra c'è il 15 titolare e poi chi vuole entrarci deve farsi un mazzo così, no? Cioè. Però mi rendo conto che avendo una rosa molto più grande, per esempio Treviso è una rosa molto più grande della nostra, devi fare conti anche con minutaggi, cose, quindi sia così. Però io quest'anno li vedo molto più sul pezzo, li vedo molto più... Penso che Marco sia riuscito molto di più a trasmettere quello che insomma il rugby che vuole che giochino i ragazzi, e penso ci sono messi dentro con tutte le scarpe e quindi stanno facendo bene. Poi sai, ci sono sempre cose da mettere a posto, magari una partita non ti va bene nel drive in difesa, per dirti, noi questa settimana abbiamo perso una partita contro i Bulls perché non facevamo il chase su quando calciavamo. E quindi se poi metti la palla in mano alle schegge che c'hanno, dici vabbè, vattela a prendere. Quindi
tutte queste piccole cose, tutti i dettagli alla fine comunque sia, però io li vedo, vedo una squadra che non molla. Ho visto l'unica partita che sono riuscito a vedere quest'anno è stata quella contro Edimburgo, no? Che ho visto il primo tempo della partita e ho detto ah. Poi l'hanno riaddrizzata e ho detto oh, finalmente cazzo, un po' di maturità, no? Ma tra l'altro una bella partita, tra l'altro sì. Treviso quest'anno, non so se hai notato anche guardando appunto la formazione, innanzitutto stanno mantenendo un blocco più solido e hanno anche soprattutto una profondità più interessante, dove per esempio davanti tu vai a pescare praticamente chiunque e riesce comunque a portare grande qualità. Cioè, su questo Marco ti volevo chiedere una cosa, sempre su Treviso, tu hai giocato a Treviso ovviamente, l'obiettivo di Treviso è andare ai play off di URC, tu ci sei arrivato, hai fatto il quarto di finale al Tomon Park, tra l'altro se ne è parlato molto questa settimana perché Rizzi lo ha ricordato nel momento in cui ha dato l'addio. E che cosa ti ricordi di quella, che cosa ti ricordi di quella stagione e magari anche di quella partita? Visto che questo è anche un podcast del Benetton, te lo volevo dire. Sì. Ma di quella partita, vabbè, la stagione in generale, venivamo già dalla stagione prima che vincevamo, però poi perdevamo tanto, poi vincevamo, poi perdevamo, insomma era la stagione ad alti e bassi. Però mi ricordo che c'era questa sensazione che quando prendevamo due vittorie di fila, poi magari non so, andare già contro l'Easter, chiaramente non è che ti aspettavi di fare i buchi, però ti aspettavi di giocartela, poi magari perdevi, però c'era quel feeling del c'è qualcosa, no? Poi quella stagione lì la stagione dei playoff è stata, non lo so, sai quando proprio le cose girano bene, quindi gli allenamenti sono più facili, anche il feeling nel team è un buon feeling, sono tutti sullo stesso mood. Poi si è creato un po', secondo me, e Kiran è stato bravo, Kiran e tutto anche lo staff è stato bravo a mantenerla un po' quell'onda di benessere. Ecco, diciamo così, di benessere. Flow, giusto flow, c'è cioè un giusto flow. Esatto, il flow giusto. E per esempio mi ricordo una cosa che facevamo sempre, era, non lo so, la settimana dopo avevamo vinto, ok, però una cosa non era andata bene e ci focalizzavamo molto su quella cosa, no? Poi la lasciavamo stare, la settimana dopo passavamo su un'altra cosa. Insomma, cercavamo ogni settimana di toccare tutti i punti per tenere tutto a livello alto. E quindi mi ricordo che andavamo in partita e magari un work on the floor che è la presentazione del pallone ti veniva naturale farla in un determinato modo, o un placcaggio, arrivare un placcaggio in un determinato modo ti arrivava naturale, o magari fare un chase sapevi già come farlo e ti veniva naturale, era tutta come se fosse tipo tutto automatizzato. Dopo un po' ha messo, diciamo, mi dite sì, appunto, ha tenuto questo flow per tutto l'anno e poi siamo arrivati alla partita del Tomon Park che è stato un po' la sfiga, un po' noi, però che poi ti dica, cioè siamo andati a un quarto di finale dove nessuno ci aspettava e a momenti battiamo Master in casa loro, dal nullo, cioè, non potevamo... Rizzi questa settimana ha dichiarato mi hanno buttato dentro a 19 anni, mi hanno detto metti il drop, l'ho sbagliato e poi questa cosa me la sono portata avanti per tanti anni e l'ha un po' indicata come quasi una delle ragioni della scelta poi del suo ritiro. Quanta responsabilità c'era sui giovani in quella stagione, perché anche tu eri molto giovane, e come ce la si porta poi dietro questa responsabilità? E poi basta, non ti faccio più altre domande perché sennò... Ma sai, dipende, come ti dicevo prima, no? Il discorso che facevamo all'inizio, dipende un po' come la prendi. Sicuramente Tony fa un ruolo e ha fatto un ruolo che era molto più sollecitato sulle scelte, no? Quindi sei molto più sotto i riflettori. È chiaro che se ti entrano a 19 anni, un quarto di finale, la prima volta, buttare dentro un drop da una distanza poi che comunque sia, non era proprio una distanza facile... rendo conto che non è una stupidaggine, non è una cosa facile da fare.
Quindi sì, sicuramente io penso che io sono, sotto un certo punto di vista sono d'accordo con lui, nel senso che è stato un po'. Non voglio dire che quella sia stata la causa di tutto, ok? Perché poi comunque sia c'è stato anche il fatto che è uscito Paolino Garbisi dal nulla, insomma, sono uscite anche altre, tante, sono tante altre motivazioni. Però sicuramente quella è una cosa che secondo me lo ha un po'. Lo ha un po' tirato giù, lo ha un po' penalizzato sotto certi punti di vista. Ed è una cosa che io sono d'accordo quando lui dice non mi è mai stata perdonata. Cioè, non è una cosa che gli è stata mai perdonata, secondo me. Anche la stagione dopo non l'hanno fatto giocare. Non so se è poi andato via subito. No, si è fatto la stagione dopo con noi e poi è andato alle Zebre. Però non gli è stata. Eh sì, io sono d'accordo con lui, non gli è mai stata proprio perdonata al 100%. Anche se magari capito, sì, ok, però non gli è mai stata bonificata come cosa. Però sai, in campo eravamo tanti, c'era io, c'era Zanon, c'era, beh, c'era chi c'era. In realtà in generale poi erano tutti abbastanza molto di esperienza, eravamo pochi ma buoni giovani. Quindi ti ripeto, il discorso sulla responsabilità è quello che ti facevo all'inizio, è molto personale. Certo Zanon, cioè che lui alla fine ci guardiamo tutti la partita con la Francia famosa e le due mete, però cioè lui secondo me è riuscito a fare un percorso che adesso l'ha portato, dopo tanto lavoro immagino, a essere al momento in questa stagione qua una delle persone più importanti a livello sui centri, sta giocando veramente bene, sta prendendo un bel posto. Tanto Marco ancora ce lo prendo per il culo con la partita non prova Francia. Quando provo a alzare la cresta, dico: ascolta, dai, ancora ce lo prendo in giro. No, a parte questo, Marco, secondo me, ecco, Marco è una di quelle persone, di quei giocatori che no, non vorrei dire come Tony, però un po' come Tony, gli è stato un po'. È uno che. Quando faceva bene gli hanno sempre dato tutti i pacchi sulle spalle, quando poi magari gli sono andati male un paio di partite l'hanno un po' lasciato fuori, no? È stato un po' lasciato, un po' abbandonato sotto un certo punto di vista. E io mi ricordo, per esempio, il periodo che non giocava a Treviso che poi è andato a Pau, io mi ricordo quando ho visto le partite quando giocava a Pau, era un Marco completamente diverso. Perché era molto più libero di giocare, lo vedevo molto meglio. E adesso vedo un Marco magari più maturo e sta facendo bene. Marco sta facendo bene. Io non ho mai avuto dubbi sulla sua qualità. Mai. Quando parlavamo, io poi sono sempre stato molto sincero con lui. Perché poi guardavo le sue partite e gli dicevo: Marco, questo non lo fai, questo non lo fai. Però Marco non è mai stato una persona presuntuosa. O qualsiasi, è sempre stato un lavoratore di quelli seri, di quelli duri, cioè uno che ha sempre lavorato tanto. Quindi gli è stato perdonato forse troppo poco, come Tony. Ah, e comunque si sta riprendendo le sue rivincite Vabbè, vorrei quest'anno. vedere. Evan, le Bene. tue domande coincise. Le domande concise. Allora, mamma mia, che ansia, ragazzo! Anzi, Secondo il te. Marzullo di Leoni Fuori, vai. Siete una cricca di stronzi, tranne Marco, No, poverino, mi ci Riccio, metto che ha io male pure al collo. No, ma nella è per i cricca mi ci medicinali, metto. poi non vorrei. No, scherzi a parte, riguardo a Zanon, secondo te, nella sua costruzione di giocatore, diciamo, nel suo diventare maturo anche, più maturo, l'esperienza di 6 mesi comunque all'estero in un contesto completamente nuovo ha contribuito? Oppure tu dici la strada era già segnata, dove bastava solo percorrerla? No, penso che giocare all'estero, ma questa è una cosa che dico sempre, sempre, quando mi viene chiesta, è tipo il mio motto. No, non che perché gioco all'estero, allora devo dire che l'estero è bello, eh. Non è bello, ragazzi, cioè, non è bello, cioè, sì, è bello giocarlo, però sei lontano da casa, ci sono tanti fattori contro, però ti dà, a livello professionale ti dà un qualcosa che. Mi dispiace dirlo, ma per forza di cose in Italia non puoi avere. Cioè, non, magari sì, per esempio, adesso vedi che c'è, non so, per esempio, penso a Fekitoa a Treviso che può dare un qualcosa, però un conto è che tu vai a giocare in delle squadre all'estero che oltre ad avere dei giocatori di un certo tipo lavorano anche in un modo diverso. Perché io ero venuto, quando sono arrivato qua, per esempio, era tutto
tutto tanto diverso da come si, da quello, da come si faceva a Treviso, e mi sono dovuto adattare, però ti dà anche un modo di, un senso di adattamento diverso, un modo di fare le cose in modo diverso, no, un esempio. Tante cose. E ci fai un esempio, ma magari. Per dirti per dirti, a parte che gli allenamenti qui sono molto più short and sharp, cioè gli allenamenti è ok, si va in campo, switch on, un'ora, un'ora e mezza, mezz'ora, si fa boom, finito quello. Cioè quando vai in campo è il momento importante, quando certo. Sei fuori o anche in palestra, insomma quando sei, puoi, non dico rilassarti, però la mentalità è quella del sei un professionista, sai quello che devi fare, non c'è bisogno di, non c'ho bisogno di starti appresso di starti addosso sotto un certo punto di vista, no? E magari in Italia cercavano un po' di, mi ricordo questa cosa, cercavano un po' di, non dico che ti trattavano da ragazzino, però ti trattavano meno da professionista, ok? Un po' quello che hai detto di Quesada in nazionale, cioè a noi non serve quello che esatto. Decide, ci dice fate, ma uno sì, che sì, sappia sì. Serve ascoltare. Uno che ti dica guarda, è così, questo è quello dove devi arrivare, questi sono i mezzi, capisci tu come arrivarci, certo. E quello poi è quello che ti fa crescere. Altro, vabbè, non mi viene in mente, cioè riunioni sono molto più, anche quelle short and sharp, sono poche cose dette bene, fine, cioè non c'è bisogno di fare riunioni di 60 ore, capito? Invece poche cose dette bene, andiamo a fare, fine. Poi se magari non va bene l'allenamento, cioè il giorno dopo l'allenamento le mettiamo a posto, giorni di clarity sono giorni di clarity, cioè tutto molto schematizzato e chiaro a tutti. È difficile sbagliarti, no? Magari in Italia a volte per l'ansia magari di qualche allenatore o di qualcuno che non è sicuro, stai in campo gli anni o stai a fare la stessa cosa per 3 ore, che a un certo punto perdi anche il focus dei ragazzi, no? Certo. Quindi questa forse posso dirti è la differenza maggiore. Però tornando a Marco, penso che appunto fare un percorso come l'abbia fatto lui, andare a vedere un qualcosa diverso all'estero e tornare in Italia con un'esperienza del genere abbia solo che aiutato a fare il percorso che ha fatto. Certo. Ma poi bisogna fare questo cazzo di Erasmus rugbyistico, ti fai 6 mesi, fai questi scambi tra squadre, no. Tra Top 14, Premiership e... Guarda, che Tolosa con una squadra giapponese, ho letto, hanno tipo un accordo, ma da decina d'anni, che a livello di espoir si mandano i ragazzini di Tolosa in Giappone, tipo, ma cioè, ragazzini che poi vanno in prima squadra, cioè per esempio Yuyot, come cazzo si chiama, che adesso gioca a Tolone, seconda linea ex Tolosa, che lui aveva fatto, mi pare, 3 o 6 mesi in Giappone, e poi era tornato con un gruppo invece di ragazzi giapponesi, di scambio, diciamo. Ma poi Marco, sull'estero mi viene in mente una cosa, sì. Ne discutevamo in settimana. Per esempio, cosa totalmente diversa, ma Spalletti questa settimana nel calcio ha detto i ragazzi italiani, invece di stare a prendersi i soldi e fare la panchina in Serie A o stare nella loro zona di comfort in Serie B, se ne vadano all'estero. E io ho fatto un parallelo, perché lui diceva, perché se ne stanno da soli nella loro cameretta d'inverno, senza sapere bene la lingua, e quello non li fa crescere solo come atleti, ma li fa crescere anche come uomini. Poi ovviamente un'esagerazione, nel senso che non è che devi essere sempre da solo. No, è vero. E quello ti volevo chiedere, cioè quanto ti fa crescere anche come uomo il fatto di andare all'estero? Ti responsabilizza tantissimo, ma non... Guarda, ho sempre detto a tutti che mi chiedono l'estero, oddio l'estero, raga, non è facile. Cioè io sono arrivato qua in Inghilterra, che tra l'altro questa era post-Covid, mi sono fatto 10 giorni dentro casa a montarmi i mobili dell'IKEA, sono arrivato, mi hanno portato una watt bike dentro casa e tutto, allenati. Cioè, ma io sono stato 10 giorni da solo, non conoscendo nessuno, non conoscendo la lingua, non conoscendo dove ero, poi chiaramente avevo il club che mi dava una mano sicuramente, però insomma è uscire dalla tua zona di comfort, è completamente uscire dalla tua zona di comfort, però a parte migliorarti come
come giocatore, perché comunque ti alleni in un modo diverso e vedi un qualcosa di diverso da quello che fai magari in Italia, magari trovi anche che magari non so, per dire, il campionato inglese o quello francese risalta meglio le tue qualità rispetto a un RC, perché magari tu sei nel campionato inglese, che magari è un po' più veloce o gli scontri sono in determinato modo, magari non lo so, un Tommy Menoncello nel campionato inglese, secondo me qua farebbe i buchi per come la vedo io. Lascialo lì dove fatto tutto il discorso di giovane all'estero, ma che cazzo di blocca in Italia, ma poi qua Pasdaranti Treviso, cioè, appena mi tocca un giocatore del Treviso di Governo, ovviamente io mi riferivo alle zebre, no, ma per dirti, no? Però sì, io vabbè, però comunque sia sta succedendo, ragazzi dell'Under 20 dell'Under 20, io sono uscito in tanti, però ma mi rendo anche conto, anche una questione di, io vedo la situazione di Zebre e Treviso che è un po' overcrowded, no? Cioè ci stanno troppe persone al momento, non so come dirti, cioè c'è tanti giocatori di livello che è difficile farli giocare tutti, quindi io mi metto nei panni di un ragazzino e dico, potrei fare questa strada? Sì, però potrei anche andare all'estero e avere un altro tipo di, per esempio vado in Francia magari e divento chief, o vado in Inghilterra e divento, per una questione poi quella è una questione contrattuale, solo per una questione contrattuale. Marco Seraiotto, c'è una maniera per, sai, tipo geolocalizzare, geobloccare le cose, no? Cioè fare che questo podcast non lo possa vedere in nessun modo Tommy Menoncello. Mi è arrivato un messaggio dal signor Marco Bortolami che dice stacca. Fatemi prendere il volo. Ragazzi, siamo un'ora e sette, siamo già fuori, quindi ultimissima domanda la lascio al nostro ospite speciale, Evan. Sempre io, no, basta. No, allora vi racconterò questa cosa, che non ve ne frega un cazzo, ma io me ne frego e lo racconto lo stesso. In verità, io e te, Riccio, ci siamo incrociati quest'estate in stazione a Bologna. No, ok, perché già, se era Bologna va bene, se era un'altra città forse no, ok. No, c'eravamo, penso... Tu stessi andando in ritiro da qualche parte, noi ci siamo incrociati in stazione a Bologna, io stavo andando in un posto per lavoro e ci siamo incrociati, tipo t'ho guardato e ho detto, cazzo, ma lui è Riccioni, poi ho visto la borsa, della borsa di Italrugby, ho detto sì, è per forza lui, e tipo t'ho fissato tipo uno stalker e tu all'inizio hai fatto finta di niente, poi mi hai guardato, mi hai riguardato imbruttendomi tantissimo. Avrò pensato che cazzo vuole questa istanzione, di cosine che nella mia testa dicevo, cazzo ma questo è Riccioni, comunque in bocca al lupo per il mondiale, tu, ah no, grazie, allora, ciao. E via, è stata una scena brillante. Cinque secondi in più e ti arrivava una pigna. Sì, ma mi pigliava una pigna. Vabbè, sappiamo gli ultimi periodi, insomma, che periodi sono. Cioè, uno che ti guarda e ti fissa, io dopo un po'... Io parlo, rido e scherzo con tutti, però non mi piace un po', guarda, cioè, ma che cazzo vuoi? No, ma c'era già, ma è stato proprio, diciamo che ho avuto la prontezza di dirti, oh, in bocca al lupo comunque per il mondiale, tipo penso quella frazione di secondo prima che mi dicevi, che cazzo vuoi? Ci sta. Così, questa perla, vera. La prossima volta saluta, non mi sta fissa come un maniaco, però. Stai a guardare le persone come maniaco, Evan, cazzo, ogni volta te lo diciamo, cioè basta. Ho messo anche, vabbè, la prossima volta ti saluto bene, ti abbraccio, ti ricordi, ce l'abbiamo visti a Bologna, e allora mi fai Marco dirà, ma che cazzo, vuoi? Comunque Marco Seraiotto di nuovo, vorrei sottolineare che per la seconda puntata di fila siamo riusciti a far abortire il piano di Matteo di fare sto cazzo di bracket su chi vincerà le coppe. Veloce, no, siamo 1-9, dici tu chi vince. Chi vince? Allora, in challenge
Challenge è dura, in challenge perché le francesi secondo me in fan challenge non vincono, perché sto vedendo tante che mandano Espoir o gente che perché qui c'è il top 14 è lungo. Quindi in challenge non. L'anno scorso l'ha vinto Tolone, perché qualcuna sì, qualcuna no, dipende Sì, ma da. dipende, per esempio Tolone però capito doveva un po', non dico redimersi, però capito c'era, non so, c'erano delle storie diverse, quest'anno che c'è una bella divisione, non so come dirti, che diciamo quelle forti, passami il termine, quelle forti stanno in Champions, magari quelle un po' che stanno uscendo ora stanno in Challenge, è un po' più, come posso dirti? Non so, un po' più chiaro il distacco, beh, così ha senso come ragionamento. Sì. Quindi, cosa devo dirti? Challenge. Ragazzi, ma che domanda mi fate? Ma Matteo, ma che domanda è? Meno male che non c'è Matteo, perché Matteo Black ti faceva fare Lion. tutto il bracket, cioè tutte le partite, tutto dai No, fatti. no. Allora ti dico, guarda. Champions lo vince Leinster in finale con noi. Challenge lo vince Treviso in challenge, giusto? Lo vince Minchia, sì. Treviso allora, ragazzi. Lo vince Ma Treviso. io Marco la Sposta settimana Colonna. scorsa, io la settimana scorsa ho detto Challenge Treviso e adesso toccati tutto quello che vuoi, Champions Saracens. Mamma mia, se c'ho i cornetti adesso ne vado a comprare, me li vado. No, vince Voi due? Leinster contro di noi. Evan Marco, voi due? Challenge Black Lions e Champions. Io ci credo ai ragazzi, perché è la prima volta, poverini. Dai, mi sei ovviamente, dai. Ma che ne so, ragazzi. Ma è troppo presto, Matte, ma che domande sono? Ma è troppo presto. Matteo, Cioè, ma Dan ha detto che vinciamo noi, abbiamo perso contro i Bulls, raga, dai, significa, dai, Bulls, cioè, mica all'inizio. contro Vabbè, ragazzi, Pianone. però nel senso avete visto, spero che abbiate visto la partita. Insomma, non sono forti, però insomma, con la squadra a nomi, a livello di nomi, con la squadra che abbiamo noi avremmo dovuto fare molto meglio. Quindi è troppo presto, almeno arriviamo, non so, alla terza, quarta partita e da lì ci risentiamo, non lo Ci risentiamo, quindi so. Marco Rimandati a ufficialmente, settembre. tra 3-4 partite sei qua con noi Leoni fuori e Ma rifacciamo tutto in speriamo di essermi insieme. allenato già di dire no, guarda, sono andato a una mostra, non posso. Una mostra di cose sulle maschere africane oggi non può, se lo fa così incazza, mi spiace. Se no, Una volta se no voi facciamo come con lamentavo. Bortolami, se no facciamo come con Bortolami, perché Marco, a proposito, ma quanti cacchio di marchi siete? Marco Serraiotto, Tutti, tutti. Marco Bortolami, tutti i marchi. E Bortolami quando è venuto qui ha detto se vinciamo settimana prossima torno. Hanno vinto e è tornato la settimana prossima. Poi c'era la finale del mondiale. Ha detto: se vincono gli All Blacks la settimana prossima torno. Al che noi tutti tifavamo per gli Springboks, perché sennò diciamo, non ce lo togliamo più dalle scatole. Questo Immagini, terzo sto male. coach. Oddio. Vabbè, raga. Siamo oltre l'ora e 13, quindi direi che possiamo lasciare Marco alle sue cose. Intanto, sicuramente, cioè, grazie mille per la disponibilità. Io ho Ma un'ultimissima quando volete. richiesta romantica. Se Sì. puoi farmi un saluto al pilone del Cuscatania, detto pane white, ma anche Paneshvili. Ti segue, ti adora e se è possibile salutarlo qui in diretta per noi. Aspetta, come lo chiamo? Paneshvili, Paneshvili. Si chiama pane bianco, però è anche pane Pane white, ma soprattutto pane shvili. Paneshvili, ok. Un saluto a Paneshvili. Paneshvili è incredibile, come no. Bellissimo, lui si chiama pane bianco, ok? È arrivato da pane Grande bianco, pane white, e ora è pane a shvili, pane cioè. svili, fighissimo, fighissimo. Ragazzi, chiudiamo la puntata. E detto questo, grazie ancora Marco per la tua disponibilità. Ci vediamo presto con Grazie a voi. tutti. E come sempre, baci sparsi. Ciao Ciao a tutti ragazzi. ciao. Ciao. Ciao, grazie Marco.